renderlo schiavo, obbligarlo a fare cose contro la propria volontà, contro il proprio interesse, è violenza, è un comportamento sbagliato che deve essere scoraggiato, che deve essere sanzionato, che non merita il sostegno economico di chi decide di comprare un biglietto, di chi decide di portare la propria famiglia a godere di questa schifezza. Fortunatamente per gli animali però c'è una coscienza che sta aumentando anche a Grosseto, grazie anche agli sforzi incessanti degli attivisti che si battono per i diritti degli animali, che si battono per la loro liberazione, che si battono per la fine della schiavitù. Non vogliamo la schiavitù a Grosseto. I grossetani che credono che la schiavitù non esista, basta che volgano il loro sguardo oggi, sabato 8 febbraio 2014, verso Piazza Barzanti, dietro a quelle tende, dietro a quelle luci, a quei sorrisi, a quelle uniformi, a quei cartelli. Si scena la sofferenza degli animali, si scenano gabbie anguste, spazi coperti di escrementi, luoghi in cui non è possibile vivere liberamente perché l'uomo padrone si arroga il diritto di decidere della vita e della morte di chi non può difendersi. Signori paganti che andrete a dare 20 euro del vostro sudato guadagno agli orfei, vi assicuriamo che se dietro le sbarre, se dietro le gabbie ci foste voi, noi saremmo qui in questa piazza puntualmente a lottare per la vostra liberazione. Non faremmo dei sottili distinguo se si trattasse di umani o non umani. Le persone umane e le persone non umane hanno un diritto incondizionato, donato loro dalla natura, di vivere liberi, senza che qualche padrone, qualche schiavista vi costringa dentro delle gabbie, vi trasporti in giro per l'Italia, vi tenga tutti sotto chiave 23 ore al giorno della loro vita, vi costringa a uscire soltanto per esibirsi in spettacoli patetici e crudeli. Quindi, alla luce di questi fatti, chiediamo a chi ancora non ha deciso di entrare, ma che forse sta tentennando e tenendo in considerazione le cose che stiamo dicendo, le cose che stanno scritte sui cartelli degli amici qui presenti al presidio di oggi, che tengano in considerazione questo. Prima di entrare, prima di portare i propri figli e la propria famiglia, prima di dare un contributo fattivo e decisivo affinché il circo con gli animali rimanga un'impresa economicamente solida che possa continuare ad andare avanti. Nel 2014 non abbiamo bisogno di tutto questo. Se volete mostrare ai vostri figli gli animali, fatelo visitando le oasi, visitando l'ambiente che circonda questa città, oppure attraverso l'ausilio della tecnologia, guardatevi un film, un documentario, qualsiasi cosa è meglio che portare i vostri figli al circo. Domani forse i vostri figli potrebbero subire il bullismo o un atteggiamento di prevaricazione o la violenza da parte dei loro pari in temporanea posizione di superiorità a scuola, in strada. A voi signori genitori non vi piacerebbe questo, però oggi portate i vostri figli a vedere uno spettacolo
che è il risultato e la diretta conseguenza di un clima di terrore, di sopraffazione e di violenza alle spese degli animali. Noi diciamo, dalla nostra prospettiva antispecista, per la liberazione degli animali, per la liberazione di tutti gli esseri viventi, che la violenza che potremmo subire noi in strada, che potrebbero subire domani i vostri figli a scuola, è la stessa, motivata dalla stessa volontà di dominio, dalla stessa dinamica di violenza che noi oggi siamo qui a condannare e a denunciare, e che voi oggi siete qui a sostenere. Siete disposti a dare soldi a chi approfitta della debolezza degli animali, e per questo dovreste vergognarvi. Vergogna! Vergogna! Vergognatevi di portare la vostra famiglia a vedere uno spettacolo fondato sulla crudeltà,